Costruire il ponte con chi sta di là e immagina di poter tornare in Basilicata. E questo, senza retorica e con molta prospettiva, il senso della giornata dei Lucani nel mondo 2023. E il senso di costruire adesso una prospettiva nuova attraverso quelli che sono i progetti cosiddetti del turismo delle radici, che noi abbiamo riassunto in due frasi, ritornanza e restanza. Al momento di incontro e confronto, che ha visto a Potenza la presenza di sindaci, amministratori locali, esponenti del mondo politico e culturale lucano e diverse associazioni di lucani all'estero, ha partecipato anche il sottosegretario agli esteri con delega agli italiani nel mondo, Giorgio Silli. Trovarmi qua a Potenza per parlare di lucani nel mondo è un onore veramente enorme per me. Voi non avete idea, o forse sì, le varie associazioni senz'altro, ma chi vive in Italia non si rende davvero conto quanto un italiano o un italo discendente all'estero sia ancora orgogliosissimo delle sue radici, ed è per questo che col Ministero degli Esteri, attraverso i fondi del PNRR, è stato creato un progetto apposito che si chiama Turismo delle Radici. Un saluto ed un augurio infine arriva ai suoi conterranei dal presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala. Ma intanto l'augurio a tutti i nostri conterranei che sono sparsi nel mondo, e quindi a loro va il nostro saluto, ma va il saluto dell'intera Assise regionale. Proprio in consiglio, in apertura, ci sarà modo di rivolgere e un po' rappresentare quello che fa questa commissione, l'importanza della stessa commissione, ma soprattutto vorrò ed andrò ad evidenziare questo ruolo importante che i nostri lucani svolgono nel mondo.